I narcisisti, per carità, devono stare lontano da noi. Però, secondo una recente ricerca del professor Papagiorgiou della University of Belfast, che è stato condotto su un campione di 340 studenti nei pressi di Milano, è risultato che alcuni tratti di personalità narcisistica di tipo subclinico, quindi che non creano necessariamente problemi da un punto di vista clinico, possono essere correlati positivamente con la forza psicologica. Non stiamo ovviamente parlando del narcisismo patologico, ma dalla ricerca si evince che alcuni tratti di personalità narcisistica, quindi credere fortemente nelle proprie capacità, ritenersi un pochino, non dico superiore agli altri, però con una marcia in più, possono essere positivamente correlati al successo scolastico. Sì, perché in questo caso i tratti narcisistici di personalità sono correlati con la cosiddetta forza mentale. La forza mentale è definita come quel vantaggio psicologico che permette di avere una migliore determinazione, concentrazione, capacità di stare su quello che bisogna fare, quindi anche di resilienza. In altre parole, il narcisismo subclinico, quello non patologico, esercita un effetto potente, positivo e predittivo rispetto al successo scolastico. Le considerazioni che si potrebbero fare rispetto a questa ricerca sono tantissime. Probabilmente all'interno di un contesto scolastico che privilegia fortemente la competizione, i tratti narcisistici di personalità possono anche essere utili. In una cultura individualista come la nostra, avere un pizzico di narcisismo forse non guasta. Oh, però non dobbiamo dimenticarci che avere un ideale del sé grandioso, una percezione di sé distorta, alla lunga non porta a buoni risultati. Anche perché forse la vita lavorativa è un po' diversa dal contesto scolastico, nel senso che oltre alle capacità, a mio avviso, di competizione, sono necessarie le capacità di cooperazione. Staremo a vedere, perché questa ricerca apre uno spiraglio su tante considerazioni e su tanti ulteriori approfondimenti che andrebbero fatti per capire in che modo e quale tipo di narcisismo può essere positivamente collegato al successo e quali sono invece i tratti caratteriali che vanno a nostro discapito da questo punto di vista. E tu cosa ne pensi? Quanto è utile il narcisismo per avere successo nella vita? Scrivilo qui nei commenti, fammi sapere, parliamone insieme. Ricordati di iscriverti al canale YouTube Psicologia e Vita, metti il tuo like alla mia pagina Facebook Roberto Ausilio e iscriviti a Psy Life, che è lo spazio dedicato agli approfondimenti. Ciao, buona vita!